Unitevi a noi per ascoltare un messaggio incoraggiante da Steve Wahlberg, tratto dalla serie La sua voce oggi. Uno dei siti più interessanti che potete visitare si chiama Wars in the World, Guerre nel mondo. Notizie quotidiane sulle guerre nel mondo e nei nuovi stati. È una lista dei conflitti in atto nel mondo, è datato 17 novembre 2011 e dice che in Africa ci sono 22 stati coinvolti in una guerra. Poi si scende all'Asia e ci sono 14 paesi coinvolti in una guerra. Si passa all'Europa e ci sono 9 paesi coinvolti e la lista prosegue così, parlando delle battaglie che hanno luogo attualmente in questo pianeta. Il libro dell'Apocalisse descrive una guerra finale di cui gran parte della gente non sa nulla. Si trova in Apocalisse capitolo 12 versetto 17. La Bibbia dice: «Il dragone allora si adirò contro la donna, che è la Chiesa di Dio, e se ne andò a far guerra col resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù Cristo». Magari non siamo direttamente coinvolti in un conflitto militare, ma siamo tutti in questa guerra e non c'è modo di sfuggirne. La guerra ha a che fare col dragone, che rappresenta il diavolo, e coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù Cristo, che sono chiamati il resto, il popolo finale degli ultimi giorni, che osservano i comandamenti e non seguono la carne del mondo o il diavolo. Da che parte state? Da che parte sto io? Tra coloro che seguono Gesù e seguono i 10 comandamenti in questi ultimi giorni di confusione morale, di peccato globale, che sono i soldati di Dio e si preparano, per la grazia di Dio, a essere salvati quando verrà Gesù la seconda volta per portarci a casa. Che Dio ci aiuti a stare dalla parte dei Suoi comandamenti negli ultimi giorni. Avete appena ascoltato la Sua voce oggi. La Sua voce oggi è stato tradotto e doppiato da Re dei Re TV. Rimanete sintonizzati con Gesù, il Re dei Re. Amen.